Allora, intanto free ticket. Oh, buono. King subito P, che mi viene a salutare. Hanno dimesso Kane. Dovrebbe tornare anche l'altro banner, però mi sa che quello tornerà più in là, quindi, perché c'è un altro banner che avevano annunciato. Però quello era il 27, se non sbaglio. Esatto, Zack e Mog. Ah, il 23, ok. Avevo letto il 27, quindi mi ricordavo il 27. Niente. Kane, vabbè, ma Kane ho già tutto, quindi in realtà non me ne frega nulla. Va bene, ok, a posto. Va bene. No, i ticket qua non li buttiamo. Qui abbiamo la multi summon gratuita. Orba azzurra, ovviamente. Vediamo. Brutta sta multi. Ne ho una sola? Sì. Bello. Mamma mia. Veramente, veramente molto molto bella. Madonna mia. Sì, direi che Setzer, per chi non ha Quina, è un ottimo sostituto. Setzer, Aquina senza FR. Aspetta, senza FR di chi? Oh! Vabbè, ovviamente. Senza FR di Quina. Vabbè, allora, diciamo che in realtà la FR... Allora, per quanto riguarda la FR, Quina ti aiuta solo se... La FR di Quina ti aiuta solo se comunque hai intenzione di accumulare gli stack delle rane. Perché se non accumuli gli stack delle rane, di Quina te ne fai ben poco. Certo, se hai la eco, ottima. Quindi sì, la FR magari Setzer va bene, però l'effetto BT ovviamente Quina è 10 spanne sopra a Setzer. Anche se dura meno turni, però è una percentuale sicura Quina. Però chi non ha Quina, per esempio, soprattutto chi non ha la BT di Quina, avere comunque la BT di Setzer è ottimo. Setzer è ottimo, perché comunque non è affatto male. Ecco, no, non sono quei gabbiani. Mi dispiace, Angel. Mi dispiace. Hai sbagliato gabbiani. È giusto, gabbiani. No, minchia, non ci credo. L'inventario pieno di nuovo. Allora, ultimo ticket viola. Niente. Perché non vendi l'account? Perché tanto non se lo comprerebbe nessuno. Non se lo prenderebbe nessuno ormai di Sidia. Col fatto che i giocatori stanno lentamente sparendo. Quindi figurati se... Ecco, più fuck che fuck. Giusto, ottimo. Ciao Jade, buonasera a te. Shoutoutino, shoutoutino per Jaduzzo. Me lo fate per favore in chat? Qualche moderatore. Jade, tra l'altro, carissimo ragazzo che è anche lui amante della saga di Final Fantasy, con cui oggi ho avuto tra l'altro modo di discutere sul trailer di Stranger, che è veramente veramente tanta roba, ragazzi, veramente veramente tanta roba, tanta tanta roba, veramente tanta roba. Veramente tanta roba, quindi ci sta. Allora, vabbè, dai, qualche ticket lo buttiamo? Ma sì, dai, buttiamo. Buttiamolo qualche ticchettino. Ma giusto per vedere se becchiamo la force, dai. Ormai le force ce le prendiamo. Ce le prendiamo le force, anche per avere una eco in più. La BT in realtà no. Preferirei anche no. Non la maxerei più che altro.
Cioè, le ho le risorse, ma non la maxerei comunque la, la FR. Quindi. Cioè, la, la BT, scusate. Ecco, questo skip totale. Penso che mi fermo a 800. Così, giusto un 100 ticket, giusto per tentare, ma... Non voglio andare deep. Non, non ne vale la pena. Non ne vale assolutamente la pena. Buona la ex di King. No, Guy. Buona la ex di King. Ha un'ottima sfera l'ex di King. Anche se in realtà ormai la sfera di King... Non dico che sia superata, però... Diciamo che dipende anche a chi devi dare la sfera, puoi anche farne a meno. Allora, qua... Altro orb dorato. Capito subito. Dai, belle FR, così ce ne usciamo. Madonna mia. Cioè questa fino all'anno scorso più o meno poteva essere tipo una tirata di ticket allucinante, che trovavi tutte le LD. Dice, madonna, due LD in 10 ticket. Incredibile. Ora tipo trovare due LD in 10 ticket ti sputano in faccia praticamente. Vai, gli ultimi 10. Però c'è stato un loading, eh. Ho visto un piccolo loading. Ma quale feud laterale, che non ce ne sono feud laterali in questa? Che si è fatto? Se l'è inventata? Ah, quella del globo, sì, vabbè, ancora ascoltavo. Oh! Sì! Con gli ultimi 10 ticket. Perfetto, perfetto. Con gli ultimi 10 ticket. Ottimo, visto, preciso. Perfetto. Ragazzi, quando si pulla così, che tu hai le cose precise, che le fai precise com'è, top, top, veramente top.